Porca miseria, raga, voi non vi immaginerete mai cos'è che ho visto su YouTube. Ero lì che stavo vedendo un po' di video, un po' di cose così. All'improvviso, ragazzi, mi appare l'annuncio, la pubblicità di Destiny, i Signori del Ferro. Ma che diavolo è sta roba? Hasta la vista, ragazzi, sono sempre io di Gamer800. Siamo in un nuovo video, ragazzi, reaction video. Come vi ho detto, ragazzi, ero su YouTube, mi appare questo annuncio, Destiny, i Signori del Ferro, ma che diavolo è? Io so perfettamente, lo conosco bene Destiny, so che non, nessuna missione si chiama così, nessuna espansione fine riuscita si chiama così, quindi ragazzi è qualcosa di nuovo, assolutamente nuovo. Io ragazzi Destiny l'ho presa nel cuore, proprio come cioè, l'ho preso nel cuore come gioco, mi piace, ho anche la PlayStation tappezzata con il marchio di Destiny, tutta bianca tappezzata con la mappa di Destiny, il marchio e tutto il resto, perché l'ho comprata assieme all'edizione leggendaria di Destiny con tutte le espansioni, armi, zone, tutto compreso. Ragazzi, la serie comunque sta per finire. Siamo 5-6 missioni da Il Re dei Corrotti, la missione finale, cioè l'ultima espansione. E a sto punto la stavo finendo. All'improvviso, ragazzi, esce questo annuncio su YouTube che mi dice che, cioè, non l'ho visto ancora, l'ho bloccato subito per farci la reaction video insieme. Destiny, Signori del Ferro. E mi è venuto il dubbio, ho detto, ragazzi, che cavolo sarà sta cosa? Sicuramente sarà una nuova espansione, perché Destiny 2 credo che uscirà sempre quest'anno, ma più in là, verso la fine dell'anno, quindi noi ci dobbiamo preoccupare solo di questa espansione. Quindi ragazzi, direi di fiondarci subito nella reaction video e iniziare. Ok ragazzi, direi di iniziare subito, mi raccomando, siete pronti? Io sono pronto, non vedo l'ora di iniziare. PEGI Ah, 16. PEGI 16, vabbè, lo sappiamo. Allora ragazzi, attenti, vediamo. Oh, la neve ragazzi, in mezzo alla Noi, neve. i signori del È in ferro, italiano, ascoltate. pensavamo di Oh, essere ragazzi, un indistruttibili. guardiano. Giurammo di proteggere l'ultima Un città guardiano con i a lupi, ogni ragazzi. costo. Perché ci sono i lupi? Alcuni pagarono Oh con la loro vita. Io sono tutto ciò che rimane. oh. Cioè, sei l'unico? Non penso, ragazzi. Hai detto che tutto ciò. Ah, Bungie, ragazzi, Bungie. Capolavoro di gioco che ha fatto Destiny. Credevamo di aver isolato l'infezione per sempre. Che cazzo sono questi nuovi nemici? Mai visti, ragazzi. Ma ora sta tornando. Chi sta tornando? E Chi sta questa volta con un tornando? esercito di caduti. No, i caduti di nuovo, ragazzi, un esercito di caduti. È tempo di vendicare i miei fratelli e Madonna, sorelle. ragazzi, tempo di vendicare. Si mette l'elmetto. Unisciti a Il me. martello infuocato, ragazzi, mamma Dimostra mia. il tuo valore. E i Madonna, signori ragazzi. del ferro Ah, i risorgeranno. signori di appello di Nuove missioni della storia. Vediamo che altro. Vedo anche la mappa diversa. Nuove armi e armatura. Infatti le vediamo, vedete le armature tutte strane? Nuova incursione. Che altro abbiamo? Oddio ragazzi, ma che cazzo è sto coso? Nuova sub, nuova zona, nuovo spazio social, tutte le cose ragazzi, non sono riusciti a leggere nulla. Madonna ragazzi, poi c'è il simbolo dietro con la neve. Destiny, Signori del Ferro. E uscirà il 29. 29-16. È tornato Prenota in Destiny, i nero. signori del ferro, e ottieni il Gjallarhorn del ferro. Ah, come possiamo leggere qui, ragazzi, dice prenota Destiny, signori del ferro, e ottieni Gjallarhorn. Gjallarhorn del ferro, una specie di nuova arma. Oh merda, ragazzi, ma avete visto che cazzo di trailer? 1 minuto e mezzo, ma un trailer spettacolare, ragazzi, spettacolare. Io che, come dire, ne capisco di Destiny più o meno, no? Come dire, i combattimenti li so fare, abbiamo fatto tante cose, che ci siamo divertiti, almeno io mi sono divertito su Destiny. Stiamo per finire la serie, appunto. Quando arrivi che la serie la stai finendo, pensi di aver concluso tutto, ti esce un trailer del genere che ti dice che no, non è finita ancora, attenzione, c'è un'altra espansione. A me mi fa piacere, ovviamente, ragazzi. Destiny, vi ho detto, è ormai entrato nel cuore, quindi non posso mai abbandonarlo. Quindi tutte le espansioni che ci saranno, anche Destiny 2, ce li faremo tutti. Perché anche è un modo, mi ha dato modo questo gioco di passare dai giochi solo in terza persona, dove tipo, che ne so, GTA, Just Cause, che ne so, tutti questi giochi, ragazzi, in terza persona, avete presente quali sono, no? Di passare a quello in prima persona che è stato Destiny, grazie a Destiny, perché se avessi incontrato un altro gioco che non mi fosse piaciuto non ci avrei mai giocato sicuramente. E niente ragazzi, io spero che questo trailer vi sia piaciuto. Avete visto che cosa abbiamo visto in questo video? Abbiamo visto il guardiano, vabbè, quello era un guardiano che forse
forse lo impersoneremo noi, oppure forse no, non lo so. Poi c'erano dei lupi, animali, non ho mai visto i lupi in Destiny, proprio gli animali, i lupi, non lo so, forse stanno a simboleggiare qualcosa. Poi hanno detto che ci saranno nuove armi e armature, nuove zone, nuovo gruppo social, una cosa del genere, nuove missioni storia, quindi ragazzi, benissimo. Un'altra cosa ragazzi, curiosità, in pratica io sulla mappa di Destiny, di questo Destiny che ho io, me ne ero già accorto che c'era qualcosa che non andava. Infatti se voi controllate bene la mappa, vi accorgete che ci sono le missioni, tutte quelle che abbiamo fatto, diciamo, se anche voi ce l'avete controllate, ci sono le missioni con i cerchietti con la stella in mezzo uscite da fuori, no? Cioè che già completate, tutto il resto. Ci sono delle missioni che anche passando, come dire, il cursore sopra, il cursore rotondo sopra, non ve le fa risultare presenti, perché quelle verranno aggiunte con l'espansione, ragazzi, con l'espansione che arriva adesso sicuramente, perché quella espansione andrà a mettere almeno 10 missioni, credo, anche di più, 10-15 missioni in più, quindi ce le dovremo fare tutte. Quindi se voi notate sulla mappa, in ogni pianeta, tipo la Terra, la Luna, Marte, Venere, tutte quelle cose lì, se voi notate ragazzi, ci sono questi pallini che sono offuscati, tipo come se c'è una nebbia sopra, no? Stanno messi dietro e non sono sbloccati ancora. Quindi con questa espansione sicuramente si sbloccherà tutto da capo, ragazzi, sono convinto che sarà così. Che io quando sono convinto di una cosa, sono certo, vado contro di tutti, pur di, cioè sono sicuro che è così. Quindi ragazzi, io spero che questo video reaction vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like ragazzi, commentate se mi volete dire qualcosa, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!